Ciao a tutti, sono Davide, mi sto in questo momento auto-intervistando, non mi era mai capitato, però visto il momento la richiesta è questa e lo faccio molto più che volentieri. Non vado a spendere una parola di più per questo periodo perché è già stato detto di più e ancora di più, per cui non aggiungo altro. Mi chiedono come invece noi di Genova Nuoto, da un punto di vista agonistico, ci stiamo preparando e per mantenere la nostra forma fisica e per essere pronti per quando sarà il nostro rientro. Noi, come quasi tutte ormai le società di nuoto in Italia, ci siamo organizzati con la preparazione atletica a secco, rigorosamente in casa. È un protocollo nuovo sicuramente, i nostri preparatori sono stati molto molto bravi a concepire un lavoro che cambia settimanalmente. E cambia settimanalmente anche per variare un pochino e per non annoiarsi troppo, sfruttando al massimo quello che la nostra casa, le nostre abitazioni possono darci. Dicevo che dobbiamo assolutamente essere pronti per quando dobbiamo rimetterci a nuotare. Purtroppo il protocollo che è stato stilato da parte della Federazione Medici Sportivi non è per noi ancora attuabile. È un protocollo che è stato stilato per i calciatori, per le squadre d'élite che possono permettersi una struttura protocollare di questo tipo. Noi per ora dobbiamo sperare che la FIN lo riveda e cerca di renderlo un pochino più snello e meno farraginoso. Detto ciò, continuiamo ad allenarci, è importante stare in forma ed è importante virtualmente fare una sorta di conto alla rovescia con noi stessi. Dobbiamo essere pronti dal momento in cui entreremo in acqua. Detto questo, io vi saluto, non aggiungo altro e spero di vedervi tutti presto, magari con cuffia e occhialini. A presto!